Il miglioramento delle immagini è diventato ormai un'esigenza quasi quotidiana, quindi ci si trova anche nella necessità di dover allargare un'immagine, aumentare la nitidezza, ridurre il rumore. E qualcuno potrebbe dire, beh, ok, esistono un sacco di software di gestione delle immagini, uno su tutti Lightroom, ma anche Photoshop, che fanno benissimo queste cose. Anzi, oggi si sfrutta anche l'intelligenza artificiale, che spesso viene discussa come qualcosa di negativo, però in molti casi, anzi in tanti oserei dire, ci viene assolutamente d'aiuto. Ma l'intelligenza artificiale di per sé è un qualcosa di molto diversificato. Se andiamo a chiedere a diverse persone di scriverci un testo riguardante un argomento qualunque, avremo per ogni persona che interpelliamo un risultato diverso, perché la conoscenza, l'intelligenza, il know-how, una serie di caratteristiche che formano la persona ci daranno dei risultati diversi. Banalmente, se andiamo a chiedere una cosa a Siri, se andiamo a chiederla ad Alexa, avremo dei risultati diversi, delle risposte diverse, perché Siri non capisce niente, mentre invece Alexa è molto più, come dire, più strutturato, un'intelligenza artificiale molto più approfondita. E quindi anche nel momento in cui ci sono dei software che fanno determinate cose, non vuol dire che tutti la facciano esattamente nella stessa maniera. Il primissimo esempio che ho fatto, appunto, è quello, ad esempio, di allargare un'immagine, farla diventare molto più grande, ridefinirla. E Photoshop lo fa. In passato ci sono stati comunque e ci sono ancora dei software che si basano su determinati algoritmi per ricostruire l'immagine, ma oggi come oggi, soltanto in questo periodo, abbiamo dei sistemi dove il sistema stesso, l'intelligenza artificiale, riconosce l'elemento all'interno della fotografia, quindi un albero, un prato, una pelle, quindi nel momento in cui va a ricostruire quella parte, quella porzione, quell'elemento, di modo da allargare appunto l'immagine, beh, viene fatto bene, meglio o peggio, a seconda del tipo di intelligenza artificiale che si sta interpellando. In questo caso Photoshop è avanti, ma ci sono dei software che fanno decisamente meglio, dei software molto importanti anche come prezzo, che ci danno la possibilità però di ottenere dei risultati assolutamente sorprendenti, e sto parlando di Topaz Lab. Prima di continuare, come al solito, mi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video, condividerlo. Vi ricordo che sotto in descrizione ci sono un sacco di link interessanti, dateci un occhio, ci sono anche i miei link Telegram di offerte giornaliere su Amazon, i miei link Instagram, insomma un sacco di cose, dateci un occhio che la descrizione non è messa lì a caso. E adesso andiamo appunto a parlare di Topaz Labs Photo AI. Topaz Photo AI è appunto un software che di base ci dà la possibilità di, con l'intelligenza artificiale, come dice anche il nome, di allargare la fotografia, cioè di ingrandirla, ma non soltanto di un 1,5 al massimo un 2, riesce ad arrivare a dimensioni veramente molto molto elevate. Andiamo a vedere un pochino come funziona. Vi dico subito che sto utilizzando una demo. La demo mode ti dà la possibilità di fare qualunque cosa, non puoi salvare le immagini, però puoi fare effettivamente tutto, quindi vedere immediatamente i risultati. Quindi vi invito poi, se volete sperimentare, a scaricare ovviamente il software, provarlo e eventualmente valutare un acquisto. Dunque, per fare la prova, ho scaricato una immagine di repertorio da Instagram di Annie Leibovitz. Spero che Annie Leibovitz non si offenda se vado a manipolare la sua fotografia. In questo momento il video che state vedendo è in 1080p, l'immagine è zoomata al 100%, quindi, come potete vedere, nel momento in cui io vado anche ad aumentare quelle dimensioni,
compatibilmente con quello che si può vedere su YouTube. Ecco, l'immagine è un pochino sgranata nel momento in cui andiamo a aumentare lo zoom. Come funziona il software? Chiudo l'immagine. Semplice, prendo l'immagine o una serie di immagini, perché si può lavorare tranquillamente con più di una foto, e si importa direttamente la fotografia. Come vedete in alto sulla destra abbiamo una specie di autopilot. Cosa vuol dire? Che il software sta rilevando tutti gli aggiustamenti che secondo lui sono necessari per questa fotografia. Di base l'ingrandimento c'è sempre. Andiamo a vedere effettivamente come ha funzionato questo ingrandimento. Nel momento in cui andiamo a spostare l'immagine viene ricampionato il tutto molto più velocemente, ma viene appunto ricampionato. Vedete qua che ci indica insomma che sta succedendo qualcosa. Ecco che vediamo subito il primo risultato. L'immagine del modella sulla parte sinistra è quella sgranata, ingrandita. In questo momento siamo al 100% dell'ingrandimento sulla destra, e infatti sulla destra vedete che l'immagine è molto ma molto molto più nitida. Aumentiamo ancora. Voilà, come potete vedere l'ingrandimento e il riconoscimento del volto, del cappello, ma non solo, anche delle rocce, posteriormente è stato ricostruito in una maniera, il dettaglio è stato ricostruito in una maniera incredibile. Tutto questo importando direttamente solo l'immagine, solo la fotografia, quindi senza fare assolutamente nulla di particolare. Ovvio che sotto abbiamo possibilità di ingrandire, fare la comparazione lato, quindi si può vedere direttamente, per esempio in questo caso, il viso della modella. Io preferisco ovviamente la visualizzazione comparata lato destro e lato sinistro, però andiamo a vedere quello che è il menu laterale a destra. Ora non starò a entrare troppo nello specifico, sennò veramente tiriamo un video lunghissimo, ma vi ripeto, scaricatevelo e provate effettivamente cosa vuol dire. È un software davvero il più potente in assoluto per questo tipo di correzioni. Allora, in questo caso abbiamo, come vedete, anche ci sono degli switch. In questo caso l'analisi dell'immagine ha attivato il recupero del viso e ovviamente l'ingrandimento. Andiamo ad aprire quella che è la finestrella dell'ingrandimento e vedete che l'ingrandimento che è stato fatto in questo momento è un per 4, ma abbiamo la possibilità tranquillamente di lavorare anche sulle dimensioni dell'immagine. Arriviamo anche a per 10 oppure semplicemente per 2, e poi possiamo anche lavorare con dei modelli di intelligenza artificiale, quindi un modello standard, un modello ad alta priorità. E il modello, ad esempio, che è stato utilizzato in questo momento è a bassa risoluzione, cioè sto utilizzando una foto a bassissima risoluzione, dammi una mano per riuscire a ricostruirla. Quindi l'intelligenza artificiale ha rilevato questo tipo di foto e ha applicato appunto questo modello. E sotto ovviamente i controlli più approfonditi sul tipo di immagini. Sul recupero del viso abbiamo in realtà abbiamo, diciamo, possiamo vedere sostanzialmente i visi, lo possiamo vedere anche direttamente da questo menu. Anzi, faccio una cosa, vi faccio vedere tutta l'immagine, dove ovviamente ci sono diversi visi. Ecco cosa ha rilevato il software, cioè ci sono 4 visi, quindi li ha rilevati e va a lavorare molto meglio sul tipo di ricostruzione del viso, con la possibilità appunto di dare più o meno forza a questo tipo di lavorazione. Ma non c'è solo questo, nel senso che ci sono altri pannelli, altre opzioni che si possono attivare, come ad esempio la riduzione ovviamente del rumore, anche qui con intelligenza artificiale, anche qui abbiamo diversi parametri su cui poter andare a operare, la nitidezza, quindi aumentare ulteriormente la nitidezza, e anche in questo caso abbiamo diversi
parametri su cui andare a lavorare, quindi o solo direttamente sui soggetti, con diversi modelli anche qui di intelligenza artificiale, potendo poi operare con le slide di forza e anche di finezza, potremmo dire, su delle zone magari un pochino più ridotte. Possiamo poi attivare l'opzione di preservazione del testo, perché ovviamente diciamo che il sistema di intelligenza artificiale fa anche fatica poi ovviamente ad andare a identificare le varie cose che ci sono, i vari elementi che sono all'interno della fotografia. Nel momento in cui c'è del testo, possiamo forzare il testo, il rilevamento del testo all'interno della fotografia nel momento in cui non l'ha rilevato o meno. Abbiamo anche due, in questo caso, due opzioni in beta, che sono l'illuminazione, quindi diciamo che va a equalizzare quella che è l'illuminazione della fotografia secondo una sua interpretazione, ed è, devo dire, abbastanza efficace. Meno efficace, onestamente, ho trovato il bilanciamento del colore. Anche in questo caso fa lui un bilanciamento di tutto ciò che c'è all'interno della fotografia per bilanciare in maniera ottimale i colori. Ho fatto diverse prove, onestamente in alcuni casi diciamo che il risultato non è stato particolarmente soddisfacente, però anche qui diciamo che tutti questi strumenti che ci vengono dati servono, sì servono, ma non servono tutti contemporaneamente, quindi bisogna provare effettivamente per riuscire a trovare il risultato ottimale. Vi dico già che di base, nel momento in cui buttiamo all'interno del software una foto, una o più foto, è molto efficace quello che riesce a vedere direttamente il sistema, quindi la foto viene già messa a posto, tra virgolette, in maniera efficace, in maniera automatica. C'è anche un rilevamento dei soggetti su cui poter andare a lavorare in maniera più specifica. Infatti, selezionando soggetti, vedete che ha selezionato alcune cose, ma non tutte. Quindi con un pennello possiamo andare a selezionare noi il soggetto, oppure dirgli effettivamente di selezionare qualcosa, ad esempio il background, il panorama. Anche qui abbiamo comunque il rilevamento automatico, e anche qua bisogna fare comunque alcune prove per dirgli, insomma, di andare a lavorare meglio su determinati soggetti o meno. Ovviamente questa, come dicevo prima, è una versione demo, quindi io non posso salvare direttamente la fotografia, però tutto è assolutamente attivo e posso andare tranquillamente a vedere i risultati, quindi si ha anche diciamo una panoramica maggiore nel momento in cui stiamo valutando eventualmente un acquisto. È il software migliore decisamente per aumentare le dimensioni di un'immagine, per anche rimuovere la rumosità o aumentare anche i dettagli. E in effetti vi dico già fin da subito, è un, diciamo che ha un costo anche abbastanza impegnativo, però vi viene ripagato veramente tutto nel momento in cui utilizzate questo tipo di manipolazione. Vi lascio sotto il link in descrizione per dare un'occhiata, scaricare eventualmente la demo e fare un sacco di prove. Tra l'altro adesso è anche in promozione, visto appunto il periodo natalizio. Vi ricordo poi, come sempre, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere altri video, condividerlo, insomma tutte le cose che sapete già. Noi ci vediamo al prossimo video.